Ci siamo ragazzi? Eccoci qua, ragazzi, ci siamo. Mi sto vedendo anche io. Aspettate un attimino. Eccoci qua. Allora, ragazzi, intanto vi do il benvenuto, sono Mighty Mars. Siamo qui su Water Tank anche oggi, perché oggi è uscita l'aggiornamento. Guardate che mi metto anche su Discord, così se poi qualcuno vuole entrare entra. Ok, allora dicevamo, ebbene sì, oggi non volevo fare in realtà World of Tank perché l'ho fatto ieri e l'ho anche postato su YouTube, quindi però cioè hanno fatto l'aggiornamento e hanno messo la linea di carri italiani, non italiani. Quindi li andiamo a studiare un secondino. Abbiamo, vedete, bravo, in fondo, il Fiat 3000. Ce l'ho anch'io il Fiat 3000. Vediamo un po'. Vabbè, il primo comunque un leggerino, 30 di danno, il secondo 40, quindi già 40, un bel carro. Mi piace, almeno chiede 40 di esperienza, non chiede tipo 1000, perlomeno il primo livello. Poi abbiamo la doppia scelta con il leggero L640. L640 che vediamo un po' cosa fa, sempre leggero, 39 di penetrazione, come danno medio 11, ma fai prima non sparacco 11, scusa, è un carro da passeggio questo, e poi si ritorna a livello 3 medio, praticamente la linea fa questo. Aspettate che collego anche il tablettino. Sento un attimino se la mia voce è a modo. Perché oggi vado di auricolare, non mettendoli mai, magari non vorrei che. Non mi sento, aspettate un attimo. Non mi sento, io non mi sento, voi mi sentite? Ok, adesso sì. Va bene, il tablet che è complesso, poverino. Ecco, arriviamo alle notifiche. Spengi tutto perché mi danno molto fastidio. Queste maledette notifiche brutte che le odio. Ok, allora dicevamo, oggi c'è e hanno messo la linea italiana. Allora si parte dal livello 1 con leggero, andiamo a livello 2 con la doppia scelta leggero medio. Andiamo a vedere anche il medio M1441. Un po' i nomi un po' americani, però. Abbiamo questo carrettino qua. Perché sarebbe bellino sparassero anche gli altri cannoni. Sarebbe carino. Magari un doppio colpo sparato da un cannone e poi dall'altro. Non sarebbe male. Allora, 39, 60, 18 di perforazione, 40 di danno. Vabbè. E 50, 52, 75, 24 di perforazione, 50 di danno. Quindi può andare anche bene, velocità sarà anche veloce. Velocità 37. No, velocità massima 32. Quindi in realtà questo carro ruota più velocemente di quanto cammina. Quindi andremo così a fare le trottole con questo carro. Però 37, ragazzi, è un po' pochino per essere un livello 2, vabbè. Poi abbiamo l'M1540, tutto M. Si era partito bene con il Fiat, sembrano americani. Allora, questo fa 50, 74, 24 di perforazione media, 50 danno medio, 25 cadenze di fuoco, cioè spara in continuazione ovviamente. E qui già 400, 430 per sbloccarlo. 70, 90, 40, no, 70, 95, 45 di perforazione media, 50 di danno, la cadenza è leggermente aumentata, voglio dire la velocità 40 e 41 di rotazione, quindi non lo so, può andare bene per un medio, però va bene. Io i medi non mi piacciono molto, sono gli unici, l'unica linea che proprio non li comprendo. Poi abbiamo al 3P2640,
Vediamo un po'. Questo già dà l'idea di una leggera solidità in più. Primo cannone fa sempre quello come quello di prima. Poi c'è lo sblocco del livello 4, costa 1.800. Il carrettino della costa costa 4.000. 92, 120, 60. Questo mi piace perché a livello 4 già fare 110 di danno con 120 di perforazione non è male. La cadenza è un pochino più lenta degli altri. Gli altri erano 25, però non facevano niente di danno. E l'ultimo cannone 110-130 di perforazione. Quindi 10 punti in più di perforazione. 97, 92, 130 e 70. E la cadenza però diminuisce un pochino Ma non è malaccio, a me i medi non è che mi esaltano. Comunque io speravo, sinceramente speravo da questa linea che mettessero almeno due, diciamo due linee, almeno un pesante e poi volendo il medio, oppure un cacciacari, vabbè, ce l'ho quasi tutti, basta, cioè sono proprio pesante un medio, un'artiglieria non ci speravo, che l'avrei fatta molto molto volentieri perché a me piace l'artiglieria, però sarebbe già sperare troppo. Comunque il P43, anche questo ha tutta la stessa velocità, 42, e fanno più rotazione che vabbè, intenti loro. 130, questo parte dal livello 4, l'ultimo cannone di livello 4. 140, 110, il danno rimane il solito. 146, 110, il danno rimane il solito. Male. Male, quindi questo è più o meno, sì, cioè il cannone è più grosso di quello precedente, però il danno è il solito. Quindi siamo al 6. Il 6 solitamente sono i carri intermedi che, se sono belli, si tengono. Solitamente il 6, l'8 e il 10 si tengono. Vediamo un po'. Il cannone ce n'è uno solo? Ah no, ok, due. Allora, che è quello precedente? Più 6.700, più 25.000 di carro, 25.000 per lo sbloccaggio, 6.700 per l'ultimo cannone. Accidente al coso. 8 cadenze di fuoco. 140, 180, 45 di perforazione, che a livello 6 può andare bene, però 240 di danno non è male. 8 cadenza di fuoco vuol dire uno ogni 9 secondi, più o meno. Non è malvagissimo. Velocità. Andiamo un po', 50, questo fa un pelino di più, 50 con 36. Ma il 6 potrebbe essere, ora lasciando perdere che ci sono innumerevoli medi di livello 6 carini, anche se a me personalmente non piacciono, però c'è gente che li usa e ci fa anche dei grandi danni. Adesso non mi sembra, ma c'è 240 di danno per un medio è buono, 180 non lo so, 180 forse un pelino poco, perché poi sicuramente se si va con i più alti, no, non ci si fa. Però non è male. 525 portata del segnale, vediamolo un po'. Assomiglia allo Skoda, assomiglia allo Skoda. Poi ok, andiamo a vedere il 7, il P43 Ter. Allora, 8 cadenza di fuoco, 140, 180, 45 perforazione media. Anche questo è 240, tanto dovete avere sempre quello minimo. 240 contro 240, 320, è identico praticamente. Se tocca no, allora mi dai. Lo fai sbloccare e mi dà la stessa roba. 7.5, ah no, questo è il solito. Con 13.000 sblocchiamo il secondo cannone, che c'è la cadenza 7,5, che va bene comunque. 195, 240, 240. Praticamente fa un pochino di perforazione in più.
Anzi, ha un bel po' di perforazioni in più, però il danno è il solito. Velocità? Velocità 50, sempre 50, 45-55, si scappa. Vediamo un po', porta il segnale 7-10, che buono. E velocità, sì, l'abbiamo già visto, l'età di veicolo. Sì, 50 l'abbiamo visto, anteprima. Ha una forma un pochino piatta, mi piacciono i carri un po' accucciati così, soccarucci, sono meno visibili e meno... Però io sinceramente se dovessi fare la linea di mia scelta, nel senso lo voglio fare perché mi piacciono, lo farei. Poi io i medi non li sopporto, sono una roba che per me non dovrebbero... Poi, ripeto, c'è gente che lo gioca benissimo, però io... Però comunque farò la linea italiana, voglio fare la linea italiana proprio perché va fatta per forza, quindi quello che ci danno si piglia. Qui abbiamo l'ultimo cannone del livello 8, il P44 Pantera, fa 2,40 con 2,59 di penetrazione, 2,12, 2,59 e 45, fa 2,40. Il danno non aumenta dal livello 6, giusto? Aumenta solo la penetrazione. Voglio capire bene perché a me quando non aumenta il danno, quando non aumenta il danno non mi viene neanche lo stimolo da andare avanti, sinceramente. Perché mi piace più vado su, mi piace fare più danno, se no che ce la fa? Raccontare barzellette. 2,40, quindi aumenta la penetrazione ma il danno no. Beh, non è una brutta cosa. Poi vabbè, essendo un medio non deve fare tanto danno, ma... Se me lo fa a livello 6, a livello 8 vorrei qualche ciccino di più. 60. Ok, questo ha aumentato un pochino la velocità. Porta il segnale 710. Ok, c'è anche l'ultimo. 120, 60, 60 la torretta. 32, raggio visivo 380. Ma secondo me senza infame adesso lo stacco questo tablet perché mi ha rotto le balle, via a casa. Se può. Poi abbiamo lo standard B che già dal nome standard è caruccio, anche questa una linea un po' così schiacciata che mi piace. La linea potrebbe anche piacere esteticamente. Questo che simbolo è? Cannone autoricaricatore, cioè tre proiettili nel... Ah, hanno cambiato il simboletto. Cioè, ci stava tre proiettilini, te capivi a colpo d'occhio che era invece così. Ha dovuto cambiare. Va bene, tre proiettili nel caricatore, soliti 2 secondi di tempo. Tempo per il caricamento completo. Dov'è che me lo dice? Ah, dopo lo leggiamo, forse qui non me lo dice. 2,14, 2,51, 42 e noi 2,40. Io di medi non me ne 3,30. Però penetrazione 3,30 si penetra tutto, 3,60 no, aumentato 3,60. Ok, perché questo è praticamente no, è nuovo. Ah, forse è questo qua. 2,40, 195. Un altro, però se non mi dà, no, molto probabilmente è quello suo di prima. Il secondo cannone è buono, 268, 330, 105, 360. Non è che sia un danno eccelso, però per un medio penso che possa andare bene. Anche questo 3, proiettile nel caricatore, attenzione. Tempo di carica da un proiettile da 3 secondi, non i soliti 2. Tempo di puntamento non è nemmeno malaccio. Ma non lo so, io non essendo un esperto di medi, sinceramente ragazzi non posso dirvi più di tanto. 7,45 mi sembra buono di portata del segnale. L'ultimo, il progetto 65. Fatemelo vedere. Bellino però. No, esteticamente
Mi piacciono, ho paura di questo muso allungato, sembra tipo Predator, e c'è il dietro allungato così. Io ho paura che qui, con questa roba qui lunga così, chiunque ti ci spari, perché se sei di lato ti spara qui, se giri la torretta, tra un po' c'è la torretta più lunga del carro, secondo me ci avrà un po' di problemi questa torretta, e non credo sia corazzato indietro. Comunque, 2,65, 3,30 a 4 proiettili, 2,5 di caricamento, danno media 3,60. Io sinceramente, da quando feci quell'americano che c'ha il T54 Ivi, che mi ci sono trovato malissimo, che anche lui ha 4 proiettili nel caricatore, io non ne faccio manco mezzo, faccio solo quelli francesi che sono leggeri ma hanno tutta un'altra funzione. E basta, io sinceramente, quindi io il 9 non è male secondo me. 9 non è male come danno perché 360 è carino, però vediamo un po', secondo me sarà una linea molto lenta e sofferta questa, perché io a parte i medi non ne ho, ne ho solamente lo Skoda, che è il 6, e poi ci andremo a fare con lui, col Bashatilon, mi è sempre chiamato Bashato, non so, magari ho sempre sbagliato, ormai è rimasto Bashato, la MX30 ci andremo a fare, e poi volendo la MX3605, no, qui mi fermo al 9. Questo io però lo devo prendere perché non ho medio, solamente lo Skoda, quindi questo è utile. Ho provato anche a prendermi il medio tempo fa, il medio russo di livello 8 per fare soprattutto la campagna, e era questo, però mi ci sono trovato malissimo. Io ragazzi, ho visto gente, l'OBJ 416, ho visto gente fullato tutto a modino, eh. Poi la torretta non è. Questa non è l'ultima torretta, la sua torretta è stondata, non è così. Io. Questa qui è la sua torretta buona. E io l'ho provato a me. Io ho visto gente che ci ha fatto le partite. Bravo, che era bravo. Poi è difficile da prendere sto carro qui in lontananza, perché è veloce, perché è piatto, perché. Però il fatto che no, ha la torretta che non si gira completamente. Cioè, io se vado intorno a un carro e ho la torretta che si gira solo per un quarto, come cavolo faccio a girargli intorno? Che poi c'ho anche il muso lungo, non è che mi muovo tanto bene. Dramma. Io ho vissuto c'ho grandi speranze, e invece. Comunque, ragazzi, io direi, bando alle chiacchiere, che ho già chiacchierato quanto? Troppo. Però era doveroso. Allora, riattiviamo qui. Era doveroso farvi vedere un. Ok, non si vede niente. Non si vede niente. Ah, si stava caricando. Era doveroso farvi un elenco dei carri, velocemente. Ma che ho preso? Ma non ho preso l'italiano. Ma sono rincoglionito. Vabbè, famoci questa e poi si fa tutta la linea italiana. Tutta. Vabbè, non ero pronto psicologicamente a prendere il leggero, perché bisogna essere anche preparati mentalmente. Però ora vediamo che fare. Al limite la butto là, perché succede succede, tanto non è che devo fare la partita della vita adesso. Potrei andare anche a spottare lungo, però se vado a spottare lungo e nessuno tira, come succede 90% delle volte, è inutile che vado dove non c'è nessuno. Io voglio spottare qua nel mezzo, tanto i cecchini mostrano pure in posizione. Io vado un po' qua nel mezzo, vorrei spottare, ecco, magari qui è il posto peggiore dove spuntare, perché eccone uno. E se mi metto qua dentro, tanto se gli sparate, eccolo lì, uno meno.
qui l'artiglieria mi prende, ce ne è ben tre. Ma qualcuno forse l'ha preso, io però sta sportando benino. Però pure l'artiglieria. L'artiglieria sicuramente è in K tipo la Madonna. K vaffanculo, è in K che mi vede. Io sono in un buon posto per lo sportaggio perché penso di averli sportati tutti io. No, sta arrivando qualcuno. La voglia di sportare è tanta, ma il pericolo è troppo. E qui, ora che ci lascio le penne. Perché se uno entra qui dentro mi sfonda e non ho via d'uscita. Però io sento alto il volume pure. State buoni, eccolo. E cazzo, perché non mi ha sparato? Pezzo di merda. Sapevo, no? Guarda, guarda, guarda. Vabbè. Gli altri non è che hanno fatto tanti. Ero in una posizione che sapevo andava a finire così. Però volevo sportare fino all'ultimo. Poi in realtà lì potevo anche scappare, però... Vabbè. O al solito. Mi incastro sempre in situazioni impossibili. Ok. Andiamo a fare l'italiano, che oggi è... Tutte le volte dico facciamo queste, queste, queste e poi non lo faccio mai. Faccio sempre altre cose. Che morte divertente. Sì, aspetta che ti... Aspetta, aspetta. Vieni... Macaco, vieni... Vieni in stanza. In stanza che ti porto... Ti butto giù, vieni. Vieni giù, vieni giù. Per un attimo, eccola, arrivata, arrivata. Eccola. Annulla la partita che inizia con te. Aspetta, non ce l'ho fatta. Ora è partita. Ma no, ti avevo scritto proprio per evitare. Perché ero su Discord. Tanto livello 1 dura 2 minuti. Ma ho visto il tuo rapporto. Sì, sì, esteticamente dal 6 poi sono belli. Sì, il 10 non mi garba tanto, sinceramente, perché il 10 c'ha quella torretta lunga che secondo me te la inchiappettano in continuazione. Hai fatto una gaffa assurda, hai detto che Predator invece è Alien lui, il Predator non era, Alien. No, anche... Sì? Sì, sì. Ma c'è, è vero. Che gaffa. È Alien, è vero. In fondo, perché c'è stato anche Alien contro Predator, tra i due... Sì, ci può stare, dai, ti perdoniamo. Ma se è capito, importante è capissimo. Esatto, no, io ho capito subito cosa volevi dire. Vabbè. Ah, peccato, una di da sola, potevamo fare una leggera e una pesante. Ma guarda, tanto 5 minuti. Ok, ho già una mira della... Che altra stringe ci mette tanto, un po' in tutti i casi. Allora. No, non l'ho preso io, ma baffa. Una volta ho mirato bene e non l'ho preso. Diciamo che non è il massimo di bellezza. Ma la bellezza, sai, fa tanto e tanto. Più che altro... Io poi di medi non mi intendo. Proprio la cosa che non mi intendo sono i medi. Quindi non è che posso fare tanti paragoni. Perché io di medio io ne ho uno solo. E lo Skoda. Non li ho proprio mai fatti. Però... Cioè, a me già il fatto che un medio... Guarda, questo mi spinge. Sarei coglione. Però già il fatto che un medio a me non... Ma, non so se ti è capitato anche a te, ma un tizio di noi, Panzer Marco, mi ha invitato nel suo clan. Sì, la casa. Secondo me è qualcuno che ha visto la tua live. No, non capita. Anche a me quando...
Ora ultimamente no, ma prima quando ero senza clan mi invitavano a continuazione. Beh, io direi di no, perché al massimo l'unico con cui farei un clan sei tu, quindi. No, ma poi c'è da vedere che clan è, perché c'è da vedere un po'. Sì, mi ha Ci lanciato, già che mi ha sono. lanciato. No, ci sono quelli seri che te la menano, devi avere un tot di cardi, un tot di abilità, devi allenarti di qui. Questo letto non gli fregava niente dei nostri carri, se... sembra un Sì. po' No, una pigliata per il culo proprio. sì, ci sono quelli un po' così, che non stanno a vedere tante cose, però io per ora. Però non so se hai visto, ma i tizi, no? Hanno 110 di 100 e 110 di esperienza. I Chi? tizi. E i carristi degli italiani hanno 100 di esperienza nel primo, non so se è normale o cosa. 110 110? Sì, perché il mio c'hanno dei bonus. E delle volte dal bonus che penso sia il discorso del capocavallo. Comunque te l'hanno già data al 100% con la skill. con la Cioè, skin, eh? con la skill, praticamente. Tra l'altro il 100% te puoi già scegliere la skill loro, però va a zero, cioè l'abilità. Capito? Sì. E la vinci la maglietta progetto, raggiungi rapidamente al livello 10 pagando. Comandante, contemporaneamente al lancio dell'aggiornamento 101-2000. Duemila fortunati, scusate, potranno vincere una maglietta dedicata al progetto. Tutto quello che dovrei fare è sbloccare pagando e acquistare pagando il nuovo veicolo 10 pagando, progetto M40 Mondi 65, entro il 14 maggio. Quindi ti devi anche devi pagare e ti devi anche muovere. Nel caso in cui più di 2000 giocatori riescano nell'impresa, questi prenderanno parte un'estrazione. Allora, te praticamente devi sganciare, poche parole. Potrà scrivere così: sgancia 50 euro per chi ha acchiappato il carro che è una chiappettata, e forse sarei estratto per una maglietta da 5 euro. Capito? Però ti forniamo un carro che non ha penetrazione, non ha danno e ha una corazza pari a quella di uno scarabeo stercorario. Vabbè. Però è molto veloce, dai, oh, scusami, eh. Ah, fa 50 quanto fa? E quanto fa questo carro? Ma io il Com'è il 10, ma carro? vedi, Non io l'ho ancora provato. il ah, questo qui l'1 mi sembra faceva 340. Ah, sei già morto? Sì, oh. No, abbiamo Hai vinto, vinto? non sono morto. Sei Allora, già. Aspetta che aspetta ti qua, invito ti il plotone. guardo. No, velocità massima 21. Minchia, è leggero. Ma che stai, inglese? Sì, hanno Messi avuto qualche rapporto con gli inglesi. inglese? Ah, ok, Vabbè. sei E1, toh, ti invito che sei direttamente nel nostro server. Vai. Vai, a posto, metti il carro 1 italiano, Sì, oggi è tutto di uno. va. Vai, queste sono le battaglie. Sono le battaglie quelle belle. Quelle balle. Quelle emozionanti. Ah, l'hai fatto un titolo stra divertente della live. Oh, ma io lo sapevo che mettevano. Perché l'italiano è sempre Oddio, distratto. guarda la nostra squadra! L'hai visto? Cos'è? Guarda, tutti italiani Tutti, sono! tranne uno che ha messo il T1, che vuole fare il diverso. Sei un diverso. Nella Cioè, loro squadra invece sono due, un medium 1 e un T1. sei un diverso, non ti accettiamo. Hai messo il medium. Figa, ma fa. Ma è sempre così, eh? Quando esce qualcosa di nuovo, tutti. Madonna. Quanti di questi saranno italiani? Ah, non vuol dire, provano tutti, mica che se è italiano lo prova. Io se non fossi stato italiano non l'avrei provata, già dall'aspetto estetico. Io No, guardo soprattutto io li l'estetica. faccio per onore della cronaca, ma no. Dio No, Bon, para che ma anche questo è il carro dei Flintstone? Che cazzo? fai ultimo dell'anno. Boom! Visto che bello! Ah, gosh, quant'euro? Non lo vuoi il progetto, Guarda il che carro? squadrone, guarda. Ah, il T1 ci ha ammazzato qualcuno, guarda. Ah, sta ritardato.
ammazzato. Ma perché è blu, infatti, quando ci rincontra qualcuno? No, da colpite basta, cioè a me non risulta nessuno. Secondo me quando è blu perché lo fa fuori. No, 0-0, allora l'ha colpito, ma vuol dire che l'ha fatto già un bel po'. No! Si è ribaltato uno dei nostri! L'ho danneggiato! E taglia rincoglionito! Bisogna andare su. No, ma dove sto andando io? Ho sbagliato, devo andare su di qua. Ti sto seguendo. No, io stavo seguendo, cioè me l'ho preso con quel tizio blu e mi sono distratto. Vedi quello lì che ha sette, che ha un po' perso un po' vita? Nei nostri. Mi si è ribaltato qualcuno. L'ho hittato io per sbaglio. Aio. No. Dai che sono piccolino, l'ho già preso. Sono piccolino, non mi vedono. Dai che sono piccolino, non mi vedono. Oh, mi stanno tirando, mi dicevo. Dai di cazzo, che mi... Ah, il nostro T1 è andato, bella. Oh, anche da qui me lo vede. La battaglia più imbarazzante della storia. Oh, fa danno! Ma cos'è? Ma che altro il nerino stringe dopo un mese e mezzo. Sì, ma è caricato a chic sto carro. È buono. Ho distrutto l'alleato. No. Sai che quando vuoi spara. È corazza non penetrata. È cingolato. Fanculo. Guarda questo che ha 29 di vita qui dietro. Va. È possibile che ne tre volte gli sparano penetra? Stiamo sugando. 59. No, ce n'è uno sotto. Circa 10. Imbarazzanti. Dai che Oh, a me mi sparano una volta ma affondo, io sparo tre volte e non penetra. Cioè abbiamo lo stesso carro, Non ci avranno già i gold a livello 1. C'hanno i gold a 1, c'hanno. Sono i colpi perforanti. Capace hanno messo gold a livello 1, sì. Oh, io gli ho sparato tre volte e non l'ho penetrato. Io ho un tizio che l'ho lasciato a 7 di vita. Non ho fatto niente. No, solo che erano in 4 e hanno deciso che non meritavo di vivere. Dov'è quello il celeste? È sempre vivo? No, è morto, è crepato per il primo. Secondo me è perché aveva sbagliato carro pure. Ma la piglia questo qui no. Ma è veramente lento sto carro comunque anche lui, Sì, vabbè, ma a livello 1 sai, quando ci hai fatto quante 10 partite dove prendi il prossimo, non è che... Bene, abbiamo perso. Vergognosa come partita. Diciamo che non è che stai a vedere tanto com'è, capito? Sai quei gameplay belli proprio. No, vabbè, c'è da partire dall'1 per forza, almeno che non ti vai a comprare 10, paghi. Con 10 euro te la cavi. Ah, vinci maglietta progetto, è vero? Sì, hai visto? Inserisca il gettone. Ah, ma allora stai dicendo una roba vera, non una roba che ti stai inventando sul momento. No. No, cacchio, lo stessi dicendo per finta, per divertire. No. Invece l'hanno fatto spudoratamente. È talmente bello, cioè, è talmente bello che sembra finto, capito? Non può essere vero una cosa del genere. Una maglietta che poi non è che dici ti tocca, dice no, se sono più di 2000 è sicura... Paghi 58 euro di carro, 37 quanto costava, boh. Non l'ho visto io. Diamo una maglietta, forse. Che poi 2000 persone sicuramente lo comprano più di 2000 persone. Sì, ma è ad estrazione la maglietta? Sì, ma... Ma che cacchio. Allora... Fa piuttosto vado in stamperia, me la faccio fa col logo. Che devo aspettare l'ora e me la danno.
La voglio, me la vado a fare. 5 a destra, euro. Uomo. Andiamo su, andiamo su, andiamo a spaccare culo su. La seguo quel veloce carro. Vai, metti il sasso sull'acceleratore. Ah, questi hanno avuto qualche insegnamento dagli inglesi, secondo me. Sai che si può non tenere pigiato e andare? Con F. No, dai. F è al contrario. Io c'ho l'R. Sì, è R. Però questo... vai dentro, va tipo 5 km orari. Questo prima che arriva. Andiamo di qua, vai, che è troppo lunga, sennò. Si arriva su che è finita la partita. Ma il mio carro sta andando più lento che altro. Ma io vado più lento di te, come mai? Questo che tu c'ho sempre il carro scassato. Si vede che perché non, non spendo mi danno quelli. E parli male di loro. No, male no, però sono. Sempre detto il gioco, secondo me è spettacolare. Il problema è il voler guadagnare un po' troppo. Sbaglio, all'inizio era, non era gratuito sto gioco. Ah, sempre stato. Oddio, ho un ricordo malsano allora. Allora se ci siete. Se quando è finito. Che ho preso? Qualcuno? Madonna che smirata! Questa anguina lì mi fa abbondantemente. Ho preso. Io direi di arretrare, Mighty. Sono un po' troppi. No, perché altri se si arretra. Questi avanzano. Vabbè, ti pare che avanzano. Ora questo scoppia. Forse le furbi avrebbero già rushato. Quanti sono? 4, 5 là. E io non posso più. Siamo un 3 con mezza vita. No, Mighty, lo metto davanti. Becchi? Sì sì. Ma sparo. Se guarda, appena passa qui davanti lo prendo in pieno. Se non si mette davanti l'imbecille. Ma no, ce la riesco anch'io, se ti muovi. Vai. Bel tentativo. Ecco. Ma vergognoso. Tutti, tutti fuori il carro è rottame, non sono morti. Allora, devo aumentare un po' la sensibilità perché ce l'ho troppo lenta. Non riuscivo a seguire il carro con l'obiettivo. Ma fa schifo sto carro. Beh, è uno. Certamente tutti gli uni fanno un po'. Sì, ma mi ricordo che il cruiser inglese tirava giù, eh. No, io volevo cambiare le impostazioni. Sì, no, poi c'è qualche livello 1 caruccio, ma è raro. Allora, devo uscire un attimo dal portone perché sennò non mi fa entrare nelle impostazioni. Allora. No, non mi abbandonare. Aspetta, ritorno. Vediamo un po'. Controlli. Bilino cecchino, un po' troppo basso. Questo, anche questo lo voglio aumentare un pochino. Vabbè, vediamo così. C'è tipo l'uno cecoslovacco che è una palla, è una specie di scatola enorme. Ah, invitami pure. Sto guardando un attimo la partita. Perché sennò non ci fanno giocare finché non finisce con questo qua. Ah. Va bene, possiamo fare una partita anche con qualcos'altro mentre aspettiamo. Ah, va bene, sì. Se vuoi guardare la partita, guarda la partita, eh. No, 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 me ne può fregare di meno. Livello 1 non è che sia molto emozionante. Diciamo che non è nelle mie priorità. Aspetta, un cacchio. Ok. Yeah. Allora, mentre aspettiamo, facciamo. Dai. Cosa facciamo? Un 5? Ah sì, vai. Dai, vado KV1. Lo KV1. Che finora non mi ha dato soddisfazione. Ma lo devi fullare. Ma guarda che l'80% dei carri finché non le fullati mi fanno schifo. Cioè, ma anche il 90. Sì. Allora, io andrei in città che è lì dove vanno i tosti. Siamo 4 contro 5 contro 6.
4, 5 soldi. Poveri 4. Povero però anche me con... C'è uno che ha già il carro italiano. 6? Sì. No, qual aspetta, è? Rovelk. Non ce l'ha il 5. Ah, il 5. Il P2640, in 3 ce l'hanno. Vuol dire che l'ha sbloccato con l'esperienza comune. Capito? Sì, ma imbarazzante. No, c'è gente che c'ha magari 50.000 punti di esperienza comune, la butti dove vuoi. Ma non ti gusti poi la linea, però. No. Però magari io, se io l'avessi, magari non li butterei sugli italiani. Mi fanno un po', un po'. Grazie per l'iscrizione. Oh, succede, capito? Le volte capita, Vedo proprio dove chi era. Non ho visto il nome, mannaggia. Perché oggi non ho il tablettino, perché oggi mi manda le notifiche in continuazione e rompe le scatole. E anche se levo l'audio si sente lo stesso. Ho il tablet speciale. Cose innaturali succedono. Sempre a me. Beh, dai. Si è affezionato a te, voleva a tutti i costi. No, poi un continuo. Non so che, perché me le manda, di cosa me le manda. Continuo. Poi mi metto alla solita posizione. Hai provato a spegnerlo e riaccenderlo? Ma spengo il motore così risparmio la benza. Perché ho? Insomma. Dai, che chio. A breve metteranno la benzina dei carri a soldi veri. Scherzici. Un euro al metro. Vuoi usare il carro? Un euro al metro. E ti diamo la maglietta. Il carro italiano ha fatto una fine brutta. La pava ci vuole io. Ecco. No, oh, c'è il... L'ho visto. Arretra, ti aiutavo io. E io sparo, mi viene chiuso e non becco me. Oh, comunque c'è un altro cingolato, blu. Cingolato, zio, buono. C'è un altro blu anche qua, dei nostri. Altro. Lui l'ha proprio ucciso, il nostro. Il su 100. Guarda qui, l'esperto KV1. Ma oggi è nabbagine più scazzaggine. Live migliore con i carri inglesi e gli italiani. Floyd, ti ringrazio, ecco, mi è arrivato, ho letto il nome adesso. Ok, perché mo oggi devo uscire dal gioco per vedere la chat. Dai, ma già me l'hanno ucciso uno, ma che cacchio. 1 a 7, oh. Non so, io non so bravo, ma anche gli altri fanno pandan, mi sa. Sì, diciamo non è stata una prestazione vincente la nostra. E sei moccio? No, non ancora, col KV1 distruggo, devo dire. Ma è un bel carretto. Poi un giorno... Ha uno di vita quel tizio! Un giorno... No, distrutto! Un giorno che avrò 3 soldi in croce, me lo prenderò anch'io il KV1 di nuovo, me lo tengo. Che caduccio. L'artiglieria mi ha cingolato. Sono fottuto. Ma ha ripreso l'artiglieria, dannazione. L'artiglieria ti mina. Sì. Non gradisco. Oh, ma ha tirato che ero cingolato. Comunque non ti dovrebbe far tantissimo. Beh, sì, no, c'ho ancora metà. Io ieri ho fatto una partita con l'artiglieria. Livello... Ah, è un KV1 che mi tira. Dov'è? Non lo vedo. Non lo so, neanche io. Allora, va. Io ieri ho fatto una partita con l'artiglieria 7, ho sparato uno e gli ho fatto 1100 di danno. Come goduto. Se non sbaglio era lo Scorpion G, se non dico una cavolata. Vai, andiamo con gli italiani. Con gli italiani. Vai. Poi era partito bene, Fiat 300, pensavo che fosse tutto così, invece poi cambia il nome in M, tipo un americano che c'ha la M col numero. Secondo me hanno sbagliato, cioè i Lince dovevano fare gli Ariete, cacchio. Quelli sono i più famosi italiani.
Secondo me l'ha buttata lì tanto per toh, pigliano Cioè, Roble. hanno messo Fiat perché è l'unica cosa italiana che conoscono. No, comunque la Fiat faceva. Sì, ma questo carro qui non l'ha visto neanche mio nonno. No, secondo me l'ha buttata un po' lì, potevano fare anche qualche cosetta in più. Abbiamo succato quel KV1. Sì, anche io squadra grande, non ho fatto niente. Però mi ha dato. Ah, mi ha dato un sacco di soldi. Altro Abbiamo, giro allora, forse. abbiamo un Fiat 3000, 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 devo dire 14, no, 13 volte, devo dire. Più altri 13 di là. Poi abbiamo l'NC31, che è il T1, per esempio, è carino come livello Ma il T1 qual era? Che nazione era? 1, eh. T1 mi sembra che è inglese, se non mi sbaglio, perché. No, l'inglese mi pare sia il cruiser. No, no, solamente è l'inglese. Poi dopo guardiamo. È uno dei pochi livelli 1 che sono, che valgono la pena. Infatti tanta gente se li tiene. Potenzialmente sai che fosse il russo, I russi non è che. L'ho Sì, fatti, no, non è però. in inglese, non è in inglese, guardalo. Non mica abbattono. A quarta linea degli S poi. Linea. S3, S7, Questi sono, hai detto, i e due. l'ISU che cacciacamo. Nella linea del presente viene cacciacamo, poi resto io. Inglesi dici No, tu? russi sto Ah, russi, FIFA. No, perché io non li sto seguendo tutte le linee, io seguo dicendo. No, no, te solamente non devi fare leggere. tutte le linee, sennò. Devi fare una, massimo due linee, sennò ce le vediamo. Ma sai che cosa? Non le conosco neanche alcune. Poi con giocando, piano piano. Corazza non perforarla, è uno. Contiamo Però se ti le. colpisce lui. No, se colpisce me esplode in 20.000 pezzi. No, cioè va, vengo a darti una mano, capito? Oh, ho sbagliato, sta. Perché non mi spara, porca troia? Oh, da dove spara Spara questo? storto, mannaggia. No, Sì, spara a parabola sto coso. a me spara proprio a sinistra. A sinistra, Attraversa, quindi. attraversa, Sì, attraversa. che a te adesso ce n'è un altro là, eh. Va, va. Vai, vai. Vai che ti piglia. Non ti ha preso? Guarda, No, passo neanche mi ha io e mi pagato. piglia, guarda, Ma neanche ha eh. sparato, devo Ah, no, dire la per ora verità. se n'è andato. Non mi ha preso. Sì, sono qua, andati qua, uomo. Sì, arrivo, arrivo. Arrivo C'è il davanti povero Zephyr che sta per esplodere. a me. Lascione, Merda. Ma che cazzo? messo. Permesso, sono esploso. Come si è esploso? Io ti vedo davanti. Sì, era un modo di dire. Preso un colpo che mi ha danneggiato, radio e cingolo. Un colpo solo. Lasciamo la gran culo, madonna. Ma come cacchio spara sto a fare? Ti ho detto di sparare. È un brutto passaggio questo, non te lo vedi? Sì. La Vieni qua, passo dietro. seguo, Garibaldino. Cingolo danneggiato. Cingolo danneggiato, almeno parla italiano, almeno quello. Chi? Quando i soldati vedete cingolo la miniera. Davvero? Non me ne avevo accorto. Sì. Dai, ma ci abbiamo un altro blu, ma ci svegliamo. 7 C'è uno davanti a noi che viene a farci la festa. Io vado con me, con un colpo mi fa fuori, eh. Certo che sei veramente vergognoso. Colpire ai livelli 1 già un carro alleato, è pure un carro diverso. Cosa esce?
secondo me non ci ha neanche spottato. Voglio uscire, voglio uscire. Ha spottato, sì. Voglio uscire. Ah no, ok. Sta scappando dietro, sta lì, sta lì. M'ha mancato! Bravo. Ma come m'ha preso? Aspetta, 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 che ti arrivato dietro. Aspetta, aspetta. Ma ha sparato! Gli ho sparato io e mi ha risparato lui, neanche tempo di ricaricare ha fatto. Aspettavi un attimino, io andavo dietro e ti sono... ma mi aveva cingolato, devo muovermi. T1 a me sembra... Ma mai perché noi abbiamo sempre uno blu? Io... Te l'ho detto. C'è il blu. Catturo! Odio rimanere da solo. Infatti non sai, c'è nessun altro. Capito, ma... conveniva conquistare la base. Sì, ci mette un mese e mezzo. Prima che abbiamo conquistato sono arrivati in 40. Considerando che non sta facendo una sfida l'altro. E chiappalo una volta in autovita. Niente. Rimbalzato. Oh, io rimbalzo sempre. Oh. Allora. Allucinante. Il T1. Cos'era? Vediamo l'ultimo che fa. T1 è... inglese. No, l'inglese è il medium 1. No, poi dopo guarda. Mi ricordavo che era inglese. LTR. MS. T1 è americano. Sì? Sì, sì, ce l'ho qui davanti. Vediamo l'ultimo che fa. Qua non se ne è vinta, ma te abbiamo fatto 3. Se ne è vinta mezzo. Dai, fallo fuori, vendicamo. Vendicami. Aio, niente. Anche lui però non la cingola. È okay, finita? Persa, sì. Abbiamo perso come maiali. Come al solito. Come i soliti maiali. Allora, voglio vedere. Io mi ricordavo inglese. Ah no, il medium. Allora americano. Il tio. Sì, allora è americano, mi ricordavo male io. È un buon livello 1 quello lì. Sì, non era malaccio. Solo che ce l'abbiamo sempre rossi. Cioè, scusami, blu. Sì, perché c'è gente si vede che spara. No, no, aveva proprio altri. Un meno uno. Aveva proprio un meno uno a fianco. Lì altri. Allora che l'ha fatto lui fuori. Perché poi se lo fai una volta ogni tanto. Non ti viene la scritta blu quando lo fai più di una volta ogni tanto. Cioè se te capiti che spari a uno una volta al mese perché lo colpisci per sbaglio, non ti dice niente nessuno. Diventi blu quando fai spesso. Ma sai cosa? Dovrebbero... Muoviamoci! Implementare tipo qualche modalità in cui... Mongoloide, già siamo lenti. Ah minchia, ho sbagliato direzione. Stavo seguendo un altro pensando fossi te. No, dovrebbero mettere che quelli che colpiscono i compagni e li uccidono troppe volte, in partita guadagnino punti gli altri se lo uccidono. Gli alleati. Ma io li farei proprio butta fuori, non giochi per 15 giorni, dai. Ma poi metti che hai solamente sfiga. Sì, ho capito, ma sfiga tipo a me è successo che ho. Però mi può succedere ma una volta ogni 6 mesi se gioco tutti i giorni. Oh, ti hanno sparato, non hai visto? Sì, non so.
per esempio con l'artiglieria, se usi spesso l'artiglieria, poi succede che becchi il nemico e becchi anche quell'altro. Ah, con l'artiglieria. Tu sei l'unica con cui non ti dovrebbe buttare. Ti stai prendendo tutti, io. Che è successo? C'hai un buco dietro la terra, cioè, vedi te. No! Ma che cazzo? Mi hai colpito dentro! Mi hai toccato dentro e sono dietro di te e mi hai distratto la mira. È una brutta parola. Quello l'abbiamo preso da Santico. Mannaggia, prego, da per quanto è rimasto bello. Lo so, due colpi mi sono destino. Ma che. Comunque, ma che è sto. Io vedi perché ho dei livelli bassi. Perché. Non c'è esattamente. Metti il nasino fuori. Tutti qui siamo. Sì. Se non metto il nasino fuori però mi innervosisco. E questo. Occhio, occhio lì. Guarda il 9%, guarda lì, fermo, non gli frega niente. Bravo, io non lo vedevo. Arriva. L'ho mancato. Occhio anche di lato, eh. Sì, io sto mirando qui la roccia qui davanti, ne abbiamo un tizio. Bella idea avanzare. Sì. Comunque. Apprezzo il gesto. Tentativo. Oh, questi non si muovono. No, ho spostato la mira. Non avanzare. Ma ci prendono. Siamo qui un mese e mezzo, su. No! No! Oh! Da dove? Laterale. Non intendo crepare. No, da davanti, da roccia. Guarda a sinistra e guarda dritto. Dai, c'è uno che ha l'1% di vita. Due. Uno c'ha 1%, no, uno c'ha 1 di vita, non 1%, 1. E l'altro c'ha 3. E io vedo in percentuale, non vedo il numero di vita. No. Guarda qui dietro, che ha il 3%. Ma manchi a pettarlo. E tu hai 100 di vita, dovresti tankare. No. Qui davanti ne abbiamo 1-5. Corazza non danneggiato. Cingolato e distrutto. Oh, questo? Quale? Vabbè. Ah, è in fondo. Io non me lo da qui. Com'è? Ah, no, è vero, ne è uno qui dietro. E che cacchio, avevamo uno qua. Era cappottato! Io vedevo lì, la vedevo la scritta e non vedevo il carico. La minchia! È buggato. Sì, questo è da 3 miliardi di chilometri, ma dai. Ah, lo vedo. Vai, esci che ti aggancio. Boh, però. Che tira palombella brutta. Sì, arriva dopo anni il colpo. Oh, non lo piglia, eh. No, ma lui ha pigliato uno dei nostri. Va a posto. Abbiamo vinto! No! C'è uno però ha fatto 5 kill.
Fate due. È più patriottico di un italiano. Ah, già io passerei al carro 2. Andiamo ai punti? No, adesso io me lo tengo questo spettacolare. Ti piace? Allora, quanto abbiamo? Allora, abbiamo 1000. Sì, possiamo già, però c'è da sbloccare il cannone per forza. Che noi abbiamo sbloccato. Dobbiamo sbloccare il cannone? Sì, per andare al. Io faccio l'M14 mi farò. Sì, no, è leggero. No. Poi anche perché ce n'è solo il livello 2 di leggero. Che è successo? Continua così! La grande città ti attende! Hai ricercato un carro italiano di livello 2. Inizia la tua scalata verso i veicoli in cima a questo ramo, amico. Unico, no amico? Pensavo fosse già più confidenziale la cosa. Cosa rende i carri italiani così unici e spettacolari? Che devi pagare! L'autoricaricatore. Puoi usare il sistema di ricarica classico e sparare appena il colpo viene caricato, o attendere la ricarica completa del caricatore ed estirpare una grossa porzione degli HP danni. Ma se manco lo becco io, che stirpo? Mi stirpano a me questi. Che stirpo? Perché in italiano estirpare e fa figura in italiano, no? Si sa tradotto ma viene stirpa. Allora, a questa mi stirpano a me. Allora, vendi. Allora, mandiamo sti due babbalucchi. Ah, qui il secondo ne ha 4. Abbiamo il sorgente Raffaele Mundo. Classico Mundo, classico cognome italiano. Ah, io ce li ho diversi i nomi. Caporal Maggiore Corrado Tamburrino, perché tamburino ci voleva un tamburrino. Poi abbiamo Giorgio Di Marzo. Ma che cazzo, io mi sono Giorgio qui. Perché è di marzo, è un mese, capito? Scusami, Gilberto Massetti, Ercole Maggiacomo ed Ernesto Tocci. Ma che... e Tossico d'Oliva abbiamo anche. C'hanno il basco, non c'hanno nel metto, ma sono russi. Sì, nella prima guerra mondiale andai il casco di cuoio. Allora, io volevo inviare questi in caserma, se c'ho posto, sì. E mi ributto di qua. Mazza in faccia che c'ha il capocarro. Ma io questi mi rifiuto, cioè uno mi sa che lo butterò via appena finirà questa live. No, io li passo quelli del carro precedente, li passo qua. E poi sì, li butto Vuoi passare quelli del carro 1 al 2? Sì, perché c'hanno l'8% della prima skill. A me è 6. Allora come faccio? Li butti, fai col tasto destro, invia in caserma. E poi quando vai su quell'altro carro clicchi sullo spazzettino dei soldati. Tanto vendiamo. Spazzettino dei soldati quale? Te ora, le mandate in caserma. Vai sul secondo carro. Però funziona solo al 50%. Sì, ma tanto ora no, lasciali. Li puoi. Volendo li puoi riaddestrare senza pagare niente. Però vanno al 50%, se no li lasci in rosso. Che tanto fai 3 partite e li ricambi, Ma allora. Cos'è che fa il... scusami, perché è rosso? Cioè, gli ha dimezzato l'esperienza o non ne guadagnano più? È rosso perché non sono nel... perché... tutte le volte che ti sposti un soldato, cambiando di carro, gli devi fare di nuovo l'addestramento. Se te vai su scheda personale, c'è addestramento... e gli devi dire riaddestramento per l'M1441. C'hai Accademia Carristi che con solo 200 monete d'oro ti dà il 100% subito, perché qui pagando ti danno anche il culo a fette. Scuola di reggimento ti dà l'80% ma paghi 20.000 monete. Addestramento base il 60% e non paghi niente. Ma io devo fare riaddestra equipaggio? No, perché sono lì. No, devi fare ciascuno. Lo devo selezionare poi? Fai su scheda personale. Sì? Addestramento.
Vai sull'M1441 che è il secondo carro. Sì. Il addestramento base. Però lo puoi anche non fare. Cioè. Tanto tra 4-5 partite cambi carro, che te frega. Ah sì. Ah sì, vabbè, no, io faccio tanto fra 4-5. Hai ragione, cioè, non ha senso. Ora magari a livelli più alti sì. Poi se non hanno skill li puoi anche buttare via. Ora questi magari già al 6%. Cioè, comunque però è già al 65, non so perché. Perché te la abbassa quando fai l'addestramento? No, gli è scomparso il rosso uno senza che gli facessi l'addestramento. Perché era già del carro, perché il primo carro ce n'ha due, il secondo ce n'ha quattro. Sì, no, Quindi. allora, è uno dei primi due, no? L'ho messo qui, non gli ha dato il rosso. Non lo so perché. Boh, vabbè. Vabbè, andiamo, dai. Come vuoi? Dimmi quando sei pronto. Vai, vai, pronto. Hai preso anche tu il medio? No, sì, no, io ho preso il meno. Leggero è uno Sì. solo, Sì, lo so, eh. lo Che lo potevi piglia fare. fuori, lo piglia fuori. Anche tutti qui hanno questo medio qua. Gli altri hanno preso l'altro. Di lui c'è da sbloccare un caricatore, no, un cannone e. Però non ho visto quanti punti. Ma sì, bastano massimo 2000. Però dai, devo dire che mi sta divertendo come Ah, ma linea. io anche con i livelli bassi. Sì, non sono partite emozionanti, dici, però. Sì. Chiaramente il livello la gente preferisce vedere. Ora vabbè, tanto c'è la linea, va fatta, tanto oggi sono tutti a guardare la linea degli italiani. Però, Sì, ovviamente ma la. fra qualche settimana secondo me non si vedranno già più gli italiani. No. Poche persone si vedranno. Ma quello è normale, quando esce qualcosa tutti, poi dopo. Come spara questo cannone? A colpo single spara. Cosa ha fatto tutti la festa ora? Anche questo è lentissimo. Sì, ma già di meno degli inglesi. Sì, va, l'inglese non esce, io non sto facendo perché è uno dei pochi che non ho fatto praticamente niente, ma mi stanno sulle palle a maniera incredibile. A me basterebbe anche il cannone preciso, non vorrei tanto. Non mi piace, quelli lì sono messi male, però non ho voglia di andare lì e infastidirli. Non fa niente, là c'è tutto. Razza imperforata. Rimbalzo. Ma ti devi levare dai coglioni però, scusami Mike, ma non ce l'ho con te. Ce l'ho con quello che si è messo davanti al colpo. Perché non riesci mai? No, non tornare troppo indietro che mi. Sono sotto mira, eh? Lo so, ma ne hai. Ti mirano anche da sinistra, sappilo. Mi muove. Oh, ma i mortacci vostri. Fanculo. Vabbè, non pensavo di essere da solo, cioè non pensavo di essere mirato da tutti. Sì, ma non va giù il carro, cioè non va giù la corazza. Te dove sei? Non va giù la corazza. No, quando va giù la corazza non va sul proiettile. E sarà corazzato sto carro. Non esageriamo. Beh, La penetrazione che fa schifo. Vedrai che se ci metti altri carri livello 2 ti buttano giù oggi. Come una pigna. con.
magari anche dietro quel masso lì sarebbe buono. Lo so, infatti mi volevo mettere proprio qua. Magari tiro a questo leggero. Uscire ora. Magari questo leggero qui non mi darà fastidio ora. Corazza non penetra. Non penetra. Corazza non penetra. Come direbbe il buon Lino Benfi. Manco di lato. T'ho colpito. Mirino chiuso, sennò no. Oh. E sparare a mirino chiuso, sennò non gliela fa. Ma neanche a mirino. Se neanche a mirino chiuso gliela fa. C'è un po' di possibilità in più. L'ho distrutto, mi va bene questo. Sì, beh, però il motore potevano montarlo nel verso giusto. Montato al contrario. Onesto. Vabbè. Diciamo che ha fatto 5 kill. Come fanno? Mo... colpiscono apposta quelli di poca vita. Ci avrà avuto una messa di gol, ci avrà qualcosa che combina. Però vabbè, delle volte anche se nel posto giusto al momento giusto fare. Io ero nel mezzo. Allora vediamo un po'. Dobbiamo sbloccare il cannone, il motor. No, il cannone e basta, dice. Sì, però no, perché va messo anche il cingolo, se no non te lo... Vediamo un po'. No, forse anche senza cingolo. No, non è vero, solo il cingolo. Solo il cannone, scusami. Però vabbè, il motore lo piglio, dai. Io prendo il cannone, invece lo applico anche, mi sa. Sì, io prendo cannone e motore. Cannone e motore. Vai. Un sacco di soldi buttati via. Beh, un sacco, li facciamo quello dopo. Io sono pronto. Cannone è bellino. Sì. Come fermacarte funziona. Se vuoi starto. Vai. Sono pronto. Non so, magari. No, dai, coi tre, ma siamo seri. Perché adesso, capito? Oh, già la bontà è finita, non possono. Se no la maglietta quando la compri. Ma stiamo scherzando. Ma che vuoi giocare a pari livello. Più del livello. Avrei preferito non avere un'artiglieria contro. Vediamo se il motore funziona. Dove andiamo? Io direi di andare a sinistra. Passare per la fila 1 e 2. Però a sinistra ci vanno i tre. Ma va. I tre andranno in città solo per fare tante kill. Ma in città ci vanno in mezzo, ci vanno i leggeri che sono veloci, ci arrivano subito. I tre se sono lenti. Iniziamo bene. Uno è morto, che ho fatto? Da una collisione è morto uno. Questo ha preso la patente ieri. No, ma si è lasciato. Ah, va, qui è morto. Sì. Che imbecille. E lui fa un servizio fotografico. No, ma già siamo uno di meno. Sì, ma non puoi essere così imbecille, scusa. Comunque vedo che il motore fa effetto. Stanno superando tutti. Ma vediamo sto cannone. Ci vediamo fra 4 partite. Vedi che sono andati 3 in mezzo. Quello è leggero in mezzo. No, il Panzer era un 3 comunque. Sì, ma leggero.
Leggero deve andare là. È il lavoro suo. Qua ci mette, qua tirano, eh. Sembra che non ci sia nessuno. Ecco, l'hai tirato a posto. Eccoli. Guarda, 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 guarda. Va. C'è il mondo. Vai, le due. Anzi, tre. Però sono sotto i due, basta. E levati dai. Ma guarda questo handicappato. Vengo io a darti una mano, stai tranquillo. Vieni. Questo non si leva, però. Cazzo. Arretra, 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 sto aspettando. C'è quell'altro, ma l'ha bloccato pure. Bravo. Ah. Comunque faccio delle belle partite, eh. Prima, no, il primo no, il quarto, eh. Ma sbaglio, ho detto enemy armor is shit. Chi? Ma te non ti parla in italiano? No. È perché non è me. Ma te c'hai il gioco in italiano Sì, in italiano ci credo. o no? No, a me parla italiano. Il carro è un rottame, tutti fuori. Oh, no. Quindi nessuno muore in guerra, capisci? Per l'insegnamento di World Tank. Ma qui mi è uscito The Kill the Driver, quindi altro che. Oh, il driver mi è Il morto. carro esplode, però tutti fuori. Non muore nessuno. No, quando te lo uccidono in battaglia, no. Che qui spara via? Ce ne avevi due via. Ah, beh. Mi sono fatto valere. 5 a 10, neanche qua ce ne possiamo andare. Ma assolutamente sì. Dai, famo un livelletto. Facciamo un 10, vai. No, Ce ne avessi. facciamo un 5. Beh, cazzo è KV1, dai. E poi, per curiosità, quanto mi costa potenziare il KV1? Costa, costa. Il cannone 2300, ma non perfora una sega. Cioè, perfora di più, ma non fa molto danno. Ah, oh, ce l'ha però. Ce l'altro, ce l'ha. Poi qui Ah, no, puoi certo. sbloccare due linee, anzi tre addirittura. Quindi Sì. niente, così magari le fai tutte e tre. Tanto più sblocchi, meglio è. Poi anche se non lo compri. Però il KV2 piace a tanti. Cioè a tanti, c'è chi lo usa, ci gioca bene, a me non piace. Il KV1S te lo consiglio e il T150 non l'ho mai preso. Allora, a me non piace il KV2, mi piace il T150. E poi mi Ma è porta lento pure lui, all'SQ. eh? Lo so, però mi piace abbastanza. Il 35. Io il Io T150 ho bisogno del cingolo. consiglio il KV. No, a parte il KV1S, non è il KV85. Ce la fa 2.5. Che minchiappettato. Parto? Sì. Via. Ce la fa il KV1S e il KV85. Non lo sapevo. Ma fammi Vai due. così, dai. Conviene. 6 e 4. Tanto Dai per Ernesto. cambiare. No, però l'artiglieria è 4, non dovrebbe darci troppi problemi. Ma si via fa. Anche se è 4. Sì, ma mi sta antipatico quello lì. Quindi non dovrebbe darci. E sulla sabbia va ancora più lento. Abbiamo 3-4 italiani qui Dove sono davanti. gli italiani? Chi è che è Questo qui l'italiano? davanti a Chi è te, sempre quello lì. italiano? Chi è che è italiano? Il Guarda. Ce P2640, P2640, dov'è? l'hai proprio davanti a te il carro italiano. Il Pirla 46. Paghi 240 euro. Mi paga. Boh. Non è. Poi sarai un medico. Io soffro tutti i cardi, ma i medi specialmente.
a me piacciono abbastanza. Ma io secondo me non hanno senso di esistere, perché... Sì, sono una via di mezzo, cioè, fra il pesante... Io per esempio se uso il leggero mi trovo sempre il medio che mi scassa in mezzo a piedi. Cioè c'è già il leggero. Lo so, non è... Il leggero mi piace un sacco. Poi, ma io ti ho detto, se ti piacciono i leggeri devi fare francesi. Ah, lo sto facendo, ce l'ho il sì. Giro 5, adesso mi sono un po' fomentato col KV1. Stai col KV1 che non è male. Va Fran, se ti piacciono i leggeri, i francesi. Ma come, mi sa che mi fermerò come leggeri poi al... Mi fermerò, ma hanno già preso. Non li vedo neanche, sono già morto. Vai, ciao. Arrivederci. No, dai, sei ancora vivo. No, no, ora arriva il prossimo war. Non vedo neanche... Il bello di questo carretto qua è che te non vedi manco chi ti spara, capito? E solitamente quando si spara... Solitamente la gente poi dopo viene spottata, no? Quindi se io sparo e vengo spottato, chi mi spara? Allora... No. C'è uno davanti a me che è un po' indeciso. Continua a fare avanti e indietro, non c'è nessuno davanti a noi, quindi... Vai te allora, prendi... Oh, però a volte che ti sei iper lento. Non dovresti andare avanti te. Ma poi ti sei di là, pure. Ma mi ha tirato il ciao qua, qua e C a tutti i 5 da non so dove, neanche gli spottati mi hanno tirato. Il cinese, il Chinookai, mi hanno tirato in 26. E che cazzo, ok, appunto, io non capisco, è il Chinookai che ti spara. Da qualche zona inspottabile. Ora qui mi fanno la teole. Spottasse un pochino, anche se un cacciacavi non si rende male. Eccolo lì, guardalo, guardalo, guardalo. Sulla collinetta, la vedi là in fondo? No, c'ho la roba davanti. È su una collinetta, quel brutto idiota. E da lì che macchia, certo. Maledetto. Io cerco di spottarlo. Ciò che è morto? Il... no! Shukai è ancora vivo. Shukai. Oh cazzo. Che è successo? Sono circondato. Ma va, non vedo nessuno. Là sta andando il medio. Ma comunque spero di aver esportato almeno qualcosa, anche se non è il mio ruolo. Ah, ce l'hai dietro, ce l'hai dietro, ti sta arrivando dietro. Oh, gira sto cazzo di carretto. Adesso si è nascosto dietro la collina che sta fightando con... Ah, vai, vai, vai. E' uno dietro! Che sta inseguendo. Insomma, ho fatto girottolato come una trottola, non ho combinato niente. Spero almeno di spottare qualcosa. Che col cacciacarri fa la spottina il suo, proprio. Preciso il suo. Vabbè.
Te sei morto? Sì, sì, sì. Ah, riusciamo, tanto le 18 abbiamo vinto, meno male. Abbiamo vinto? Sì, 12-8. Onesto allora. Allora, prendiamo l'italiano. Vai, vai. E via che si combatte. Oh, finalmente tutti e due. Vedi, già non so come prima. La gente si è già stufata, vedi? Già a livello 2 non sono tutti. Non ce l'hanno tutti. Beh sì, ce ne hanno un sacco, eh. Ci sono sì, ma prima, prima era tutta la. Cioè su 30 erano 29. Anche perché a livello 1 te lo dà per provarlo provare tutti. Te lo dà gratis. Che culo, Beh, penso. Andiamo. Ma scusami, ma tu per farti un carro 5 devi usare per forza di comprarti gli altri. Sì. Che a meno che. L'unica maniera per avere un carro subito è premium. Compri premium. Sì. Subito. Se ti devi fare una linea ti devi sbloccare uno a uno. Ma se compri il carro premium devi comprarti. Cioè. No, devi sperare che ci sia qualcuno di interesse. Sì. Ci sono, te li scegli, c'è la lista. No, ma i carri premium non ti preoccupare, sono. A me sono potenti. Personalmente me ne piacciono due fondamentalmente. Di due di livello 8, il Love, quello tedesco. Oh, c'è un inglese che va più veloce di noi. Ma ti svegli. Guarda. Ecco, ma la tanca la spintina. E il. E quello americano, il T34, se non mi sbaglio. T34, ce l'ho presente. Secondo me sono i migliori. Come livelli 8. Te lo sei visto l'Iron Patriot? Qual era? L'ultimo che hanno messo l'offerta. Bello 80 euro. Ma di carro? Visto? Sì, sì, ma ho visto l'altro giorno, circa 80 euro. Oh, ma chi è questo padre? Andiamo su. Chi è che spara? Ma sta ritardato, in fondo. Mi ha risposto. Questo scende, vai! C'è la fila lunga che scende, questo. C'è troppo traffico. Troppo traffico. E però l'hai visto come sprecciava lì, bello fiero? È un discesa. Vai, ha messo il turno, ha messo a secondo. Ta buono, ha messo a secondo. Cosa? Il carro mio, ha messo a secondo. Vediamo la passeggiata turistica. Nella vostra destra abbiamo il castello germanico della seconda guerra mondiale, purtroppo in condizioni deprecabili dopo l'ultimo bombardamento. Gli antenati del XV secolo amavano banchettare e sorseggiare il vino della loro zona. Così non facciamo niente, faccio un po' di. C'è qualcosa di straordinario, un rarissimo stormo di cacciabombardieri sta sorvolando, animali ormai rari e quasi estinti. Se ne beccassi. No, una volta, non 10. Io neanche lo vedo. Lui mi becca naturalmente e io. Ma direi che è una posizione non mi garba. È in vantaggio lui. È forte. Aspetta, però questo lo tiro. Aspetta a sentire però. No, mi tira! Maledetto! Porca tra, come fa non pigliarlo? Guarda perché è scappato, guarda che è arrivato qua. Ta-da-ta-da. Arrivano rinforzi! Arriva la ruspa! Meno male!
Comunque il 2 fa pienamente ripreso. Sì, devo dire che non è Piano quasi di livello 1. Ma non è curva larga. Sì, ma veramente! Un vagone! A parte che non è che siamo un vantaggio, però. Siamo lì. Siamo lì e niente, siamo sotto lì 4. Ah, ora sì, prima no. L'ho detto, l'ho bruciato. Ci sta uno davanti a noi. Devo andare in inseguimento alle spalle di qualcuno. Se mai riesce. Sì, ha fatto tutto il giro, non è servito quasi niente. Io gli darei 3 mesi di tempo e poi ruspa. Oh, l'ho preso al volo. Boia, ma tirato bene. Vada da dietro. Miracolo italiano. Aglio, da dietro. Da dietro. Mi rizzoccola. Se mi giravo c'ho quell'altro alle spalle. Questo si è schiantato contro un cadavere. Fatto prima. No, penso. Allora, quante punte abbiamo? 1200, cioè abbiamo 758, tra un po' lo buttiamo via anche questo, eh. Ci manca poco. Sei? Sì, era andato in bagno. Ah, no, dimmelo, t'aspetto, non c'è mica problema. Ah, non volevo disturbarti. No, figurati, io. No, mi dispiace, no. Pensavo... Sì, no, la prossima volta bottiglina o pannolone? No, la bottiglia ce l'ho qui davanti, ma sai com'è? In plastica, poi si vede troppo, mi impressiona. Ah, la pannolone, che è quella, secondo me, quella più comoda di tutti. Quella del nonno. No, quando ti scappa fai aspetta. Ah, andiamo. A posto. vedi che ce li hanno già anche qui i carri italiani. Ci sono tanti. Sì, ma secondo me vanno tra una settimana. Troviamo quelli che l'hanno comprato livello 10 e quelli che non ce l'hanno. Da noi 11 italiani su 15, mentre da loro sono 10 su 15, quindi vedi che li usano. E ci sono dei 3, eh. Vabbè, ma fino all'L2 per provare, cioè, secondo me non andranno tanto. Ma devo dire che i livelli finali sono belli, esteticamente. No, ma io non mi ho capito, ma esteticamente se poi non rendono ci fai poco estetico. Cioè, capito? Anche il 10 con quel testone lì che c'ha, ma lì ti mirano come... Cioè, giri la torretta, ti dici, più grosso del carro stesso. Ma è imbarazzata. Ma non mi sembra imbarazzata. Poi magari c'è l'alta torretta che ti fa tanto. No, forse mi sembra Lotte, Caruccio. No, mi ha spottato di brutto quello. Porca boia, mi hanno spottato, sì. Va, in tre mi hanno colpito, non so neanche da dove. Vada. Io dico, no? Maledetto... Se il carro uguale a me e te mi spari, ti dovrei spottare, no? Se non sono sì, ma mi hanno sparato in più di una persona. Se io non sono spottato da altri. Poi se sono spottato da altri, ma non mi sembra. Ma è aggressivo.
porca maiala. Radiofonista ferito, possiamo comunicare solo ai veicoli più vicini. PZ1C, ce l'ho anche a caruccia. Tedesco livello 3. Leggero. E anche questa partita. Sì, abbiamo fatto presto. PZ1C, anche quella è carina. È stata divertente. Un buon punto. Se ti capita, prenderlo. Cosa vogliamo fare? 5? No, abbiamo perso pure il 5. Boh. Abbiamo pure perso quella del 5. Sì, dai. Ah, metto un leggero adesso. Metto il ciuccio. Vai, un bel carro veloce anche tu. Dicevo, il PZ1C, che è il tedesco leggero, livello 3, è caruccio. Dai, ma quei 7, ma ti rendi conto? Che cazzo di scelta fa cos'è? Cioè, io adesso voglio sapere, come te lo spotto lì un Tiger, il Tiger P? Dentro il cannone, ti lo spot. Cioè, quello lì appena mi vede mi fa, ciao, ma cosa stai facendo? Io sono il Churchill che... Potrebbe essere anche un bel carro, solo che non è fullato, quindi... E più mi metti cos'è? Sono lento come un coso, e qui l'artiglieria mi sciotta, solamente l'artiglieria. E poi è 6 l'artiglieria. Sì, ma comunque... No, vabbè, comunque, se no... Un'altra partita da rasponi. Non da serve... funesto in chiappettoni, cioè no. Questa è una partita da funesto in chiappettoni. O paghi o presti che appunto. Non serve a nulla una partita. Serve solo per farti capire quanto sei inutile alla società. Andiamo. Questa KV85 ha dei timori. Andiamo. Oh, son di busto. No. L'avevo sbloccato qualcosa perché me lo ricordavo più lento. Fa i suoi sporchi 24 km orari. Aspetta che mi metto qui in un angolo da spottino proprio. È schifoso come angolo da spottino, però. Ma il resto ci penso io, quindi quello. Vai, mi fido di te. Vai tranquillo che qui. Ah, aspetta. Posso permettermi di fare ancora un po' di strada, pensa un po'. Aia. Vediamo. No, aspetta. Se riesco a farne addirittura. Sì. No. Sto facendo i danni a questo tizio. Picchiamo. 14 di vita. Comunque c'ho anche lì. Adesso lo devasto io questo. C'ho anche di lago, ti porto. Ah, è andata giù. Ma gli ho fatti i danni questo, è stato attivato. Questo ha provato il mio 5. C'è un altro, eh? Sì, ma è molto indietro, non mi dovrebbe prendere. C'è un. Ah no, è da giù. Danno suo avvistamento, buono. Quanto danno su avvistamento sto facendo? Grazie, ne ha perforato. Morto, visto? Anche senza sparare è morto, visto? Sei bravo. Sai che grazie a te ho fatto un sacco di punti di avvistamento. Grazie Mikey, aspetta che ti vengo a dare un bacino. Ah, è pericoloso qua, dare i bacini. Aspetta che arrivo lì, quello qua. Complimenti. Oh, la madosca. Vado a spottarlo. Ah, aspetta che c'è il medio laggiù più che è morto. Ma lo spotti! Sto correndo. Magari riparati un cincinino. Ma va, questo lo distruggo io. Vai. Cattivo. Ah, mi ha mancato. Cattivo. Razza non perforata. È morto. Ce n'è anche di là, però. Occhio. Non lo so, mi sto muovendo molto in fretta, però ce n'è uno sulla collina. Anch'io so. Mi sto muovendo molto in fretta.
Aio. Da dove l'ha tirato, antipaticone? Ah, l'ho individuato, eccolo lì. Tiger 1. È il 7. No, era un altro il Matteo. Artiglieria. Vado io all'artiglieria. Vai, vai, vai. Sono circondato adesso. C'è qui l'anti... C'è l'anticarri che... Vabbè, è torretta fissa, i giri intorno. Sì, no, non è torretta fissa. Li sto girando intorno, ma... Vai, l'ho distrutto. Sto andando a distruggere l'artiglieria. Ah, l'ho fatto fuori io. Ah, bene. Perché lo stavo mirando, ho sparato un po' di corpi, ho dato una mano. Ce la fai? Ci sto provando. Madonna, che liscio. Bravo. No. Gira di intorno, eh. Bravo, grande. Bella partita. Minchia. Sto facendo più altro. Hai fatto una bella partita per te. Non so neanche io come sto facendo. No, sono caduto nel fiume. No. Ah, sono uscito, vai, buono. Cazzo. No. Chiaro, non ce la fa salire, troppo danneggiato. Partita bella e poi mi caschi nel fiume. No, ecco, sono uscito, vai. Niente. Vedi perché mi piacciono i leggeri, è troppo divertente da usare. Ma io ti ho detto, allora, dato che li usi, vedo che comunque questa partita è fatta una bella partita. Se poi ci prendi la mano, migliori pure. Ti prendi i... Madonna! Vabbè, ora prendi dopo. Prendi i francesi, che sono proprio quelli adatti. È stato divertente. E l'abbiamo pure vinta. Non credo. Sì, 3-19, oh. Ma... Ne manca due, eh. Sì, è vero, beh, c'è il Tiger 1 per forza. Sì, ho capito, lì c'è il Tiger P che non è la stessa cosa, però... È un altro set. Ascolta, arrivo subito, un secondino. Sì. T25-2, molto carino. C'è rimasto il su, 100M1. Eccomi qua. Cosa è successo? Niente, questa andiamo a vincere. Oh, meno male. Almeno non ho fatto un lavoro inutile. No, secondo me ti ha dato anche dei bei punti. Dopo guarda. Ho fatto 800 di danno e 750 di spottamento. Se c'hai. C'avevi il blepear? C'avevi il blepear? Sì, ho due per. La palazzi che hai fatto su 3000 forse. No. Sono livelli troppo bassi per fare così tanto. Vabbè, però siamo 5, cioè non è... Basso, niente. Se fai già 1000, 1200 è alto con livello 5. 3000 li fai con livelli più alti. Tu stai guardando la partita, no? Sì. Sono curioso di vedere. Che se la perdono. Allora, T34 c'ha 119 di vita. Io sono morto, c'è il T25, 321 di vita. E vai, vai. Bravo. Madonna. Occhio! No, non gliela fa. No, abbiamo perso. 2 contro 2, cioè per 2... Questi due qui che hanno un grammo di vita ciascuno non ci si fa. Non ci posso credere. No, non ci posso. No, dai, non dirlo. Mi sento male se lo dici. Abbiamo un'artiglieria e un medio. E loro hanno il Tiger, poi? Loro hanno un pesante, hanno il Tiger e il cacciacarri che nell'M101 mi sembra. Tiger come è messo? Hanno uno sputo di vita in due, però anche il medio ha uno sputo di vita. Quindi qui la deve, il medio dovrebbe
dovrebbe spottare, l'artiglieria dovrebbe colpire, ma mi sembra l'artiglieria abbia fatto grosse cose. Poi c'è, se riesce a spottarlo. Eccolo, dopo per sbloccare il 4 italiano devi farti torretta e cannone. E devo poi... anche 5. Sì, e cingoli. Cingoli, torretta, cannone e poi il carro. Sì, ma ora... Meno un po' anche che di solito tira via i carri bruttarelli, non ce n'ho, eh. Anche per il carro, torretta... Cannone, cingoli. Io l'unico medio che mi voglio fare è il 9 francese. Dato che c'ho l'8, lo sto giocando. Basta. Gli altri medi non ne vorrei fare. Oh, sono invisibili. Siamo sempre qui, eh. Non riesco a spottarlo. Questi due sono invisibili. Una mi sembra la 33 di vita. E un altro c'ho su per giù. No, però se... Senti in base... No, va nell'acqua questo. Se si dovesse suicidare. Secondo me sono dietro la collina loro. E non si muovono. Devono essere spottati. Io vado, mi sa, adesso. Ah. Va bene, sì. Dai. Ti sente... Sì, no, poi fa di sta quadruteatria, ha fatto una bella partita pure. Ci va, Mighty, buon continuo live. Anche a te, grazie per la partita. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, ora vediamo questa come finisce, perché a questo punto sono curioso. Non li trovo, eh. L'artiglieria cosa fa? Spotta l'artiglieria, che sta facendo? Va in base. Però se va in base l'nemica praticamente gli dici dove sei. Loro sicuramente sono vicino alla base. E stanno aspettando. Cioè sono fermi vicino alla base per essere spostati e stanno aspettando qualcuno. Io non vorrei che loro stiano difendendo la base. La base in attesa che qualcuno ci vada a cappare. Ah no, sono di là. Sì, quindi l'artiglieria potrebbe anche iniziare a. A questo punto l'artiglieria poteva stare in cappa e il medio spottare a questo punto. Però io non so se l'artiglieria russa riesce ad arrivare da base a base. Hai visto? Sta sparando a caso forse. C'è da darsi da fa. Guarda che non è sommergibile, eh. Appena, eh. Ma questo è più profondo però, eh. La pensione non sommergibile. Dai, dai, si perde. Tanto anche l'artiglieria si disporta ora, non ce la fa mirarlo. Questo se non si muove. Poteva stare l'artiglieria in capo del nemico, no? 0. Finito.
Base catturata. Stava in capo l'artiglieria. A questo punto. Non è mai facile, ragazzi, non è mai facile. Però mi spiace più per il macaco che ha fatto una bella partita. Allora, usciamo dal plotone. Vediamo un po' quanto ci manca per il livello 2 italiano. Io non so se, ragazzi, se la porterò avanti sta linea, perché sinceramente non mi fa impazzire. Anche il livello, l'unico carino secondo me è l'8, però io se devo fare tutta una linea per andarmi a prendere l'8, perché questo comunque no, forse non era manco l'8, ma allora era il 9 addirittura, mi piaceva 360 di danno contro i 3, ecco, mi piaceva la penetrazione del 9, 3.30, il 10 ce l'ho uguale, però a me il 10 c'ha questa cosa qui che a me non piace, sto coso allungato che quando ti giri ti espone. Quindi il 9 fa 3.30 di penetrazione, 2.59 l'8, quindi secondo me è l'unico carino che potrebbe meritare sulla carta, così poi potrebbe essere il 9, farsi tutta la linea per arrivare al 9 la vedo un po' dura. Poi ho anche pochi soldarelli e ho altri progetti da fare. Ok, va bene ragazzi, io comunque direi di concludere qua. Noi ci vediamo domani, che giorno è domani? Non lo so, venerdì. Allora domani ci vediamo sempre alle 18. Vediamo cosa portare, se World Tank o altre cose, perché ora vabbè c'è la linea italiana e mi diverto anche a portarlo, devo dire la verità, però c'è Vermilion, c'è Pisark, c'è Ark, poi c'è la lista di lato dei giochi, quindi mi garba anche un po' a variare. Io c'è FIFA, che tanto devo portare, un mese che lo devo portare, che mi si è rotto il joystick, che mi è arrivato nuovo, è un mese che lo devo portare, quindi voglio portare anche quello, però è carriera, non è Ultimate Team. E niente ragazzi, ci vediamo domani, iscrivetevi su Twitch se non siete iscritti e anche su YouTube, perché poi posterò la live su YouTube. Su YouTube ci sono altri 300 gameplay siamo già, e quindi c'è anche tante belle cose da vedere. E niente ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo domani. Ciao a tutti.